Ciao a tutti e a tutte, ragazzi e ragazze. Oggi, come vedete, prospettiva strana. Forse dovrei provare ad accendere la luce, aspettate. Questo è un video non programmato in realtà. E voi siete in quella posizione perché io sto per cucinarmi la cena, o almeno una parte della cena. Sono quasi le 7, quindi mi metto all'opera. Solo che questa postazione non mi piace. Le mani mi servono, quindi adesso troveremo un modo. Mi siete mancati tanto perché fare i vlog è una cosa molto più cuore a cuore, non so come spiegarvelo. Dovete provarlo. Sono parecchie, parecchie, parecchie settimane che non ne faccio uno. Era ora, soprattutto adesso che avrò la pausa in accademia. Adesso poi vi spiego meglio. Quindi sicuramente ricomincerò a farne di più per questo periodo e poi si vedrà. Perdonerete qui, mi ha appena pizzicato una zanzara. Io divento subito Bordeaux. Cosa vado a cucinare? Vado a farmi i pisellini primavera. È una cosa che io adoro. E ci metto in realtà più cipolla che pisellini. Questi sono problemi. Ok, provo a tenervi qua davanti con una sorta di ripiano. Se mi metto davanti alla finestra si illumina. Intanto taglio la cipolla e vi racconto un po' le ultime cose perché ultimamente in tanti vi siete preoccupati, preoccupate perché ero non sparita, nel senso i video erano più o meno regolari, però proprio anche da Instagram l'unica motivazione di questo, tra virgolette, assentarsi è stata che io sono nell'ultimo periodo dell'accademia, come sapete, o molti di voi sapranno, a gennaio ho iniziato un'accademia di trucco cinematografico, che però poi alla fine, vabbè, abbiamo fatto un po' tutto, dalla moda al cinema, televisione, teatro, eccetera, eccetera. Appunto l'ho iniziato a gennaio, dura 8 mesi, quindi per metà settembre abbiamo finito, anzi precisamente il 19 di settembre. Come vi ho già spiegato, nel corso di questi 8 mesi abbiamo dovuto fare degli esami. All'inizio non abbiamo fatto chissà quanti esami, ma erano tutti concentrati in quest'ultima parte, quindi sono stata estremamente, estremamente occupata. Potrà sembrare una cavolata, ma in realtà c'è un sacco di preparazione dietro ad ogni singolo look, ad ogni singola idea. Quindi non è stato super, super semplice mantenere attive entrambe le parti della mia vita, chiamiamole in questo modo. Ce l'ho semifatta, ho proprio bisogno di staccare un attimino. Quindi non vedo l'ora. Dall'11 di agosto, voi vedrete questo video intorno a questa data, sarò ufficialmente in vacanza dall'Accademia. E potrò gestirmi meglio la questione YouTube. Potrò organizzarmi meglio per quando sarò in vacanza, perché finalmente abbiamo deciso una meta per le vacanze di quest'estate. Anche se io avrò una pausa molto breve, perché comunque sono 2 settimane e poi ritorno in accademia. Non potete capire quanto è un'ammazzata andare al centro di Roma con i mezzi. Se siete di Roma potete affermarla, perché vi posso assicurare ci vuole meno andare in macchina da Roma a Napoli che in metro da un punto di Roma a un altro punto. Non so se mi sono spiegata, ma ci vuole un'eternità. Tra l'altro mi stanno cominciando a bruciare gli occhi per la mia amica cipolletta. Comunque, vabbè, non mi lamento, perché quest'ultima parte del programma che abbiamo fatto mi ha proprio entusiasmata al massimo. Mi ha fatto capire un sacco di meccanismi dietro il trucco cinematografico, dietro quello che proprio è l'industria cinematografica, che io sono rimasta assolutamente a bocca aperta. È un mondo duro, faticoso, che richiede tanti, ma tanti sacrifici. Perché prima di fare questa accademia credevo il lavoro di truccatrice fosse un pochino meno estremo, ma vi posso assicurare che si fanno un sacco di cose, un sacco di ore, c'è un sacco di lavoro sia prima, sia durante, sia dopo, un casino, ma è bellissimo, ti appaga tanto. Intanto io comincio a mettere la cipollina nel pentolino, quindi appunto durante questa pausa io e la mia famiglia, perché gli 11 giorni di pausa ho detto vabbè, vado con la mia famiglia, magari il viaggetto con le amiche me lo faccio quest'inverno, infatti così sarà, adesso vi spiego perché questa è epica, e andiamo in un villaggio. L'unica clausola che avevo messo era: vi prego, non mi fate fare una vacanza in cui io devo camminare dalla mattina alla sera. Di quelle che voi uscite dalla camera la mattina alle 8, rientrate alle 8 di sera, vi fate la doccia e riuscite a mangiare e a fare le cene. Non so se avete presente. Ho detto per favore, visto che a voi piace il mare, a me non piace, non mi piace abbronzarmi, penso si sia visto, per cui ogni volta che mi vedete sono più albina. Prendiamo magari un villaggio che ci abbia il mare e la piscina, perché io l'unica cosa che faccio è andare in piscina perché sono terrorizzata dal mare. Nonostante io sia, penso, la fan numero uno di tutto ciò che è sirenettoso, e lo sapete, ma il mare io non lo sopporto. Ho
il terrore di quello che può nascondersi nei meandri dei fondali. Piscina forever, con protezione 50 più, se non anche più alta. Quindi abbiamo trovato finalmente un villaggio a Minorca, che è una delle isole praticamente vicino Formentera, Ibiza, eccetera, eccetera. Non riesco più a parare, mi viene da piangere. Perfetto. Adoro mangiare le cipolle, le metto tipo ovunque, ma per caparle è un po' una cosa di pazienza. Comunque, adesso mi vedrete un po' rossa e lacrimosa. Quindi andrò appunto a fare questa settimana in questo villaggio. Poi sicuramente andatemi a seguire su Instagram magari, perché lì vi terrò molto 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 più aggiornati. Non penso farò nessun tipo di vlog, proprio perché voglio staccare, voglio portarmi tipo 7 libri e leggermene uno al giorno. Questo è quello che voglio fare, cioè voglio proprio non pensare a nulla, non pensare che quando tornerò a Roma dovrò fare gli esami di fine corso. Non so assolutamente cosa farò dopo questa accademia, se tornerò a fare le mie classiche cose. Sicuramente, vabbè, YouTube ci sarà sempre, ma non so dove andrò a parare con la testa, onestamente. Si vedrà tutto vivendo, com'è che si dice, no? Comunque, appunto, voglio assolutamente rilassarmi, chiudere il cervello proprio completamente. Voglio diventare scema più di quanto già non sono. Comunque, non so se vedete io quanta cipolla metto. Oh no, una lacrima, ragazzi. Ho messo 2 cipollette piccole. Adesso mi apro questi, così parliamo con più tranquillità. In più, sempre per quanto riguarda l'accademia, sto ricevendo e continuo a ricevere tantissimi messaggi di persone interessate comunque a saperne un po' meglio le dinamiche, quello che si fa, come mi sono trovata, professori, le materie, eccetera. Vi ho già spiegato e ho risposto ad alcune che appena finirò sicuramente metterò un attimo le idee per iscritto, perché penso di non aver mai fatto così tante cose in un tempo così ristretto. Comunque, quindi devo un attimo fare un brainstorming e poi ve ne parlerò sicuramente bene. Volevo fare una cosa un pochino più carina e magari fare un video con due o tre mie amiche, mie compagne di corso che hanno frequentato insieme a me, così da avere anche voi più opinioni, più pareri. Fatemi sapere se l'idea vi piace, perché nel caso comincio a dirglielo e a vedere chi è disponibile a fare questa cosa. Anche perché non glielo dite, ma sono stata molto fortunata con le mie amichette di corso. Ho trovato davvero delle personcine squisitissime. All'inizio, quando stavo per iniziare, era la cosa che assolutamente mi metteva più ansia, più terrore, perché lo sapete, io non sono un tipo stra mega iper aperto a primo acchitto, eh. Io valuto molto con chi aprirmi, con chi parlare. Non so, devo ancora capire se è un difetto o un pregio. Prima che mi sono aperto, ho cominciato a parlare, ci sono voluti dei mesi, ma alla fine mi sono capita, soprattutto con 3-4 persone, più delle altre che comunque sono tutte simpatiche, e sono proprio felice di aver fatto queste conoscenze che spero di portarmi avanti. E adesso buttiamo i pisellini, ragazzi, cominciamo a mettere l'olio in pentolino. Faccio andare intanto questo, poi penso ci butterò anche qualche pezzetto di bacon dentro. Poi spero la prossima settimana che starò a casa di riuscire a girare anche qualche What a Hit in a Day, perché è uno dei miei video preferiti, quindi mi farebbe piacere. Fuochetto medio e lascio un po' così con il coperchio. Nel mentre noi ci spostiamo davanti alla finestra, così c'è un po' più di luce. Quindi, appunto, diciamo, ultimamente questo è quello che faccio. Non saprei onestamente di cos'altro parlarvi, perché 8 mesi chiusone di accademia, l'unica cosa che ho fatto è stato quello. Video, uscire ogni tanto, avere un po' di vita. Tra l'altro, questo venerdì, che è l'ultimo giorno, abbiamo l'ultimo esame, o il penultimo, di cinema di Barbie e Buffy, e a me è venuta un'idea geniale di coinvolgere Queen Bee per fare una sorta di Conchita Wurst, non so se la conoscete, un po' rivisitata, un po' bionda, e quindi fare tipo la donna barbuta in sostanza. Sono entusiasta dell'idea che mi è venuta, ci ho lavorato un po' per trovare non solo l'idea, l'ispirazione, ma proprio per trovare i pezzi per ricreare l'outfit e tutte queste cose che vi giuro può sembrare una cavolata. E poi, sempre a proposito di Queen e a proposito di vacanza con le amiche, abbiamo prenotato per novembre. Lì probabilmente vi farò i vlog, perché sapete che questa città che vi sto per dire è un po' come, almeno io la sento un po' come la mia seconda casa. Ormai mi ci giostro bene, la conosco, quindi sto tranquilla. Scusate, ho dovuto chiudere la porta perché sono rientrati i miei a casa. Dicevo, andremo
io, Desiree, facciamo una sorta di revival. E Giulia, raga, ci portiamo Giulia, quindi sarà epico. Andiamo a Londra per 5 giorni questa volta. L'altra volta mi pare fossimo state 4 giorni e 3 notti, se non sbaglio, oppure più o meno lo stesso tempo. Ma questa volta vogliamo andare molto, molto con calma, perché ogni volta io per vedere mille cose, per non perdermi nulla, perché io ci parto da casa col mio programmino, con la lista fatta, perché io sono un po' maniaca del controllo. Se non ho tutto per iscritto, se non so cosa devo fare, vado in panico. Quindi stavolta voglio proprio stare un pochino più relax, magari vedere 2 o 3 cose in meno, ma fare le altre con più calma, appunto. Poi sicuramente, stando con Giulia, faremo una cifra di foto. Già soltanto adesso immagino cosa potremo fare, quindi sicuramente vi porterò con me. Non so se riprenderò proprio tutti e 5 giorni, farò una sorta di video unico, poi quello si vedrà comunque a novembre. Vi dico adesso, manca poco, ma sicuramente arriverà con un battito di dita, perché il tempo quest'anno mi è volato. Sono felicissima di ritornare a Londra. Io vorrei riuscire a tornarci almeno una o più volte l'anno, ma ogni volta non riesco mai. Infatti l'ultima volta sono andata con Desi nel 2016, quindi 2 anni fa, ed è passato troppo. Mi piacerebbe, tra l'altro, andare a fare una sorta di prova e stare per 1, 2, 3, 4 mesi lì. Solo che io sono un po', non mammona, però sono molto abituata, attaccata alle mie routine, alla mia quotidianità, anche soltanto proprio materialmente parlando. Quindi non so se ci riuscirei. Sapete, una delle poche volte che sono andata via sola per 2 settimane a studiare in un college, sempre in Inghilterra, a Southampton mi pare, la prima volta, a una certa mi sono sentita male, chiamo mia madre la notte piangendo, vi prego fatemi tornare. Cioè, questo per dire che non è normale, però questo è una cosa su cui ci si può lavorare sicuramente, ma per ora è così. Comunque mi sa che è meglio che mi alzo un attimo e andiamo a controllare i pisellini. Eccoli qua, stanno bollendo. Me li rigiro per benino. Altro argomento di cui voglio parlarvi sono i miei capelli. Vabbè, come vedete ultimamente li sto asciugando all'aria con un po' di spuma, quindi questo è il risultato, perché la piastra, raga, è improponibile come cosa. Ma sono felice perché piacciono a tanti, quindi meglio così, non si rovinano, si riprendono. E li lascio ad asciugare all'aria, così mi rinfresco anche un attimo. Ho ricevuto tantissime domande per quanto riguarda il colore. Allora, io lo faccio sempre dai miei soliti parrucchieri, li trovate su Instagram con Juice Head Designer, comunque a volte li ho taggati, quindi dovrebbe essere facile ricercarli. Tra l'altro ho fatto la ricrescita qualche giorno fa, perché ho una ricrescita straaccelerata dei capelli e delle unghie e mi dà fastidio vederla, quindi sono subito andata a spennellarla via. E la cosa che mi fanno a me, almeno quello che vi posso dire, poi perché non sono una parrucchiera, è che mi fanno la decolorazione con la cutanea, perché io sono molto 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 sensibile e ogni volta che mi faccio la decolorazione, la prima volta, mi si formano tutte delle crosticine. Questo è un dettaglio da svelare, perché magari potrebbe succedere anche a voi se avete la pelle come la mia chiara, però è una cosa che poi dovete provare. Con come si formano tutte delle crosticine, ma proprio pezzi di crosta, che adesso vabbè non ve le faccio vedere perché non mi sembra il caso. Nonostante loro mi mettano protettori, cose, e nonostante a me la deco me la tengono pochissimo, mi si forma questa cosa. Però dopo già il primo, secondo lavaggio cominciano a togliersi, quindi non è un problema. Per ottenere questo colore, questo è altro, però è una cosa abbastanza pallosina. Tipo l'altra volta l'avevo tutte qua sotto, brutta come cosa, perché poi quando si irritano tanto comincia a fuoriuscire anche un liquidino che ti appiccica i capelli, è una cosa bruttissima. Adesso fortunatamente mi sono uscite soltanto le crosticine, perché abbiamo messo più protezione dell'altra volta, ma l'altra volta mi si erano proprio appiccicati i capelli. Non so se vi è mai successo, se vi è mai successo una cosa del genere fatemi sapere, perché non credo di essere l'unica. Comunque, appunto, mi fanno la decolorazione tenuta poco, perché vabbè io ho un biondo cenere, quindi per schiarire potete immaginare, non mi schiarisce neanche troppo sul giallo, quindi sono fortunata. E per tonalizzare, quindi per fare questo effetto tipo bianchiccio, grigietto, argentato, non so, perché io adoro i riflessi freddi sul capello, mi utilizzano una tinta sopra. Però non chiedetemi assolutamente qual è, perché non so se è la 10.4 10.5, io ogni volta sento qualcosina, ma magari la prossima volta mi informo meglio. E poi mi fanno la maschera Olaplex e basta. Sono molto happy con i miei nuovi capellini. Adesso vedremo, quando tornerò dal mare, dal poco sole, spero, che prenderò, come diventeranno. Sono curiosa, anche con la piscina, sarà un ternellotto.
Comunque, detto ciò, io penso vi saluterò qua. Questo è stato un po' un vlog di quelli che andavano qualche anno fa, solo chiacchierati, senza farvi vedere chissà cosa. Mi avete un attimo tenuto compagnia a cucinare. Detto ciò, vi ho aggiornato un pochino, quindi quando ci rivedremo in un prossimo vlog sarà per farvi vedere bene tutta una giornata. Detto ciò, vi mando un grosso bacio. Spero voi stiate passando già delle belle vacanze, rilassatevi e ci vediamo al prossimo. Ciao!